andare avanti, prima di tutto niente, rivediamo quella cosa che io vi avevo un po' scarabocchiato la lavagna, un po' mi sono aiutato con il dischetto, il CD, la mia bacchetta magica, e qui la troviamo rappresentata in maniera un poco più pulita, e quello che dicevamo prima, cioè io ho una certa massa di fluido N, ed è N come volete, che entra ad una certa distanza dall'asse R con 1, quindi al raggio R con 1, diretta secondo un vettore C con 1 qualsiasi. Ok? Si fa una passeggiata, non c'è bisogno in questo momento di capire qual è il percorso, chiaramente il percorso lo impone la geometria delle pale di cui stiamo incominciando a parlare, però qualunque sia il percorso, supponiamo che questo elemento di massa M lasci la girante nel punto 2 con un vettore velocità completamente diverso, dico vettore proprio per sottolineare che è diverso non solo in modulo ma anche in direzione. Ok? E si sfrutta questa variazione di questi due vettori per la spinta per generare la coppia motrice. Ok? Nel senso, come poi vedremo, che io ho una spinta anche se i moduli dei vettori dovessero essere uguali, ma cambiano soltanto le direzioni. E quello appunto che dobbiamo stare attenti è che cambiando le direzioni, anche a parità di modulo, cambia. Perché questo? Perché appunto con questa scomposizione di cui abbiamo parlato prima cambiano le componenti, in particolare la componente che ci dà moto, e qui troviamo rappresentate, come dicevo, un po' più pulite quelle componenti di cui vi parlavo: una assiale in parallela all'asse della macchina, il cui effetto sarebbe solo quello di provocare una spinta assiale alla girante, che io devo contrastare con i classici cuscinetti reggispinta, e quella diretta secondo il raggio, quindi la componente radiale, e gli inglesi la chiamano meridiana, secondo M, quella M sta per componente meridiana, per indicare la componente radiale. Noi diciamo meridiana, il termine proprio usato dagli inglesi è meridional, che non significa meridionale, significa meridiana. Ah, è vero. Ok, abbiamo detto il cui unico effetto, evidentemente una forza che spinge in questa direzione, l'unico effetto è quello di andare a far flettere, a provocare una eventuale flessione dell'albero, che evidentemente dovrà essere opportunamente tenuta in conto in sede di progetto strutturale. E la componente invece che ci dà moto è quella diretta secondo la tangente alla circonferenza, al raggio di ingresso, al raggio di uscita, al raggio intermedio, dove volete, ok, sempre componente tangente tangenziale, che abbiamo chiamato componente periferica, indicata questa universalmente con il pedice U, così come quella velocità periferica di cui abbiamo parlato. Ok? Torniamo un attimo indietro. Appunto, questi che vedete sono tanti rotori in serie. Come al solito in questa immagine è difficile vedere anche lo statore, perché lo statore appunto è realizzato nelle due semicasse, una inferiore e poi quella superiore che va a chiudere, e quindi in questa immagine è difficile vederlo. Quindi qui sotto, però, appunto, di cosa si tratta? Perché c'è appunto un po' di spazio che una foto comunque riesce in qualche modo a trasmettere. Sarebbe strano se io volessi far andare il fluido da questo elemento a quest'altro senza nessuna guida. Per carità, se non lo guido, quello se ne va dove gli pare, le perdite sarebbero enormi. E quello che ci manca appunto fra qui e qui è lo statore. Quindi ogni stadio costituito da una coppia. Questo l'avevamo visto un po' meglio, questa era una turbina, una grossa turbina a vapore,
e questo è quello che vedevamo anche ieri. Qui si vede appunto la semicassa senza il rotore sta sopra, lo stanno assemblando, poi verrà girato e messo qui in asse con gli elementi statorici, chiaramente, e quindi queste che vedete sono appunto le file delle pale. In questo modo, evidentemente, queste sono per esempio una coppia di pale di una macchina a flusso assiale. Questa viene montata letteralmente sulla periferia di una ruota di quel genere, e quindi diciamo queste sono due, sulla ruota ce ne saranno n, no? Come queste, abbiamo isolato solo due di queste, e quindi seguiranno un percorso tale. La cosa importante è imporre una deviazione al flusso, poi di volta in volta, appunto, se questa è una girante, sicuramente sono due pagine di una girante, questo già lo possiamo, adesso andremo a vedere tante cose con calma, però in base alle poche cose che abbiamo detto, questo già lo possiamo dire. Se lo stadio è ad azione, e quindi io non ho più un salto di pressione fra ingresso e uscita del rotore, la pressione all'ingresso è uguale alla pressione all'uscita, io trasformo soltanto energia cinetica in energia meccanica, quindi il fluido che cammina qua dentro, se il delta P è zero, non può accelerare, okay? Quindi il condotto sarà un condotto semplice, diciamo neutro da questo punto di vista, quindi che non comporta un ulteriore incremento di velocità in modulo, però ci sarà una differenza nella direzione dei vettori velocità ingresso e uscita, e quindi devo realizzare questa deviazione in modo tale da ottenere una differenza, diciamo sostanzialmente C con 2U meno C con 1U, tale da provocare la coppia, da generare quella coppia motrice. Se lo stadio è a reazione, io dovrò anche ricavare energia anche dal quel po' di espansione che deve avvenire qua dentro, no? Abbiamo detto prima, uno stadio a reazione è uno stadio nel cui rotore si completa l'espansione, ok? Cioè la pressione a monte del rotore è più alta rispetto alla pressione a valle del rotore di uno stadio a reazione, ok? Io ho ancora un delta P da sfruttare e intendo sfruttarlo, e quindi praticamente se la pressione qui, quello che abbiamo detto ieri sui condotti fissi, in questo caso è valido anche per il condotto mobile, se la pressione a monte è più alta della pressione a valle, avrò una accelerazione della velocità del fluido rispetto alle pale, e quindi devo andare a configurare appunto il condotto, la sezione di ingresso sarà maggiore rispetto alla sezione di uscita. Ok? Questa è la vecchia turbina a gas, questo è il compressore assiale, questi sono i rotori del compressore, gli statori non, come al solito non riusciamo a vederli perché una metà sta nella parte che ci manca e l'altra metà è coperta dal rotore, perciò non li vediamo, però il concetto è sempre lo stesso. Altrettanto dicasi per la turbina. Approfittiamo della figura per dire appunto, prima dicevo, il rapporto di compressione o di espansione per stadio è limitato, principalmente è limitato quello di compressione dello stadio del compressore, e quindi siccome sicuramente il rapporto di compressione o di espansione, se lo vediamo da quest'altra parte, è lo stesso, no? Chiaramente, come abbiamo studiato le due isobare, minime e massime, quindi quella di inizio e fine compressione, inizio e fine espansione, sono le stesse, e questo ve lo ricordate bene dopo tutto il tempo che abbiamo dedicato a questo impianto, però vedete, gli stadi del compressore sono molto più numerosi rispetto agli stadi dell'aria.
turbina. Questo perché appunto durante l'espansione è possibile appunto in un singolo stadio far espandere il fluido con un rapporto di espansione 2.2, 2.3, 2.5, cosa di questo genere, con un buon rendimento dell'espansione. Per non penalizzare troppo il rendimento del compressore è bene imporre rapporti di compressione del singolo stadio molto più bassi, all'incirca la metà, e quindi la differenza sul numero di stadi totali. Ok? Invece la macchina a flusso radiale, la figura non è granché, però questa appunto è una macchina è tutta sfocata, è una girante radiale, però per fortuna ce l'abbiamo. Questa è una girante radiale. Quindi, come vi dicevo, l'ingresso, questo è quello di un compressore centrifugo, quindi ho un ingresso dal centro, ci sarà un condotto di aspirazione, possiamo chiamarlo così, che prende il fluido, lo distribuisce alla corona di pane qui al bordo di ingresso, e poi il fluido viene guidato, come vedete, in direzione radiale, certamente non in direzione assiale, dal centro verso la periferia e quindi centrifugo. Ok? Guardando questa mi sono appunto ricordato che avevo dimenticato in quel piccolo esempio numerico che abbiamo fatto prima. Avevamo fatto quell'esempio numerico in cui diciamo facciamo finta che questo termine vale 20.000 joule a chilogrammo e quest'altro ne vale 90.000. sempre joule al chilogrammo. Abbiamo detto per quell'esempio che abbiamo fatto prima, dove il rapporto di compressione che volevo realizzare era 2,58 eccetera, avevo bisogno di 90.000, qui avevo bisogno di 90.000 in totale. Ok, diciamo questa scelta, se questo vale 20.000 e questo 90, non andava bene, perché in realtà questa girante me ne trasferisce al fluido soltanto 70.000. Però l'altra cosa è importante dirvi, che ho fatto questo passo indietro, appunto abbiamo detto che Euler è una equazione fondamentale, insomma, che ci serve a qualcosa. Abbiamo detto che per stabilire queste quantità Euler non ci basta, cioè non ci basta, non ci serve, questo ce lo dice la termodinamica, però ci dice le modalità. Per esempio un'applicazione immediata è questa, cioè C11U, la componente periferica o tangenziale, se noi il fluido lo facciamo entrare all'ingresso C11, lo decidiamo noi a seconda di come la direzione della C1, del vettore velocità del C1, lo imponiamo noi tramite il condotto di aspirazione, come lo che diciamo sagomando opportunamente il bordo d'attacco delle pale, il bordo di ingresso. Voglio dire, non è difficile convogliare il fluido in direzione all'ingresso della girante in una direzione perfettamente assiale. Che assiale significa che non ha componente sulla tangente, okay? Significa C1U uguale 0, significa che questo non c'è, e io con questo accorgimento mi faccio i miei 90.000 che mi servono, per esempio. Di fatto questo è un giochino con i numeri, ma nella realtà quasi sempre i compressori centrifughi sono
progettati con un ingresso del fluido alla girante, solo l'ingresso, puramente assiale, proprio per riuscire a parità di tutti i parametri, quindi senza andare a progettare un'altra cosa, una cosa più complicata, più sofisticata, semplicemente con l'accorgimento dell'ingresso puramente assiale riesco a trasferire una, per ogni stadio, una maggiore quantità di lavoro tra macchine. Okay? È una scelta proprio progettuale che ce la suggerisce Eulero. Dice, guarda, se tu fai l'ingresso assiale non hai questo termine. Ok? Ciò detto, approfittando dell'immagine, approfittando anche di questa girante, facciamo un passo avanti. Qui le cose si complicano un pochino, un tantino. Nel senso che per studiare un po' più da vicino queste cose, per capire appunto sostanzialmente come vanno le perdite poi quando dovremo rimuovere l'ipotesi di flusso isentropico, e almeno per accennare alle principali perdite, o comunque anche nel flusso isentropico almeno una perdita è inevitabile, ne parleremo tra breve, e quindi è inevitabile matematicamente. Il desiderio del progettista dice ok, accetto che è inevitabile, però cerco di minimizzarla, okay? E di questo ne parleremo con calma domani. Però chiaramente tutti questi, queste considerazioni implicano appunto che dobbiamo studiare un po' più attentamente quello che succede, le condizioni di moto che si verificano all'interno dei condotti mobili della girante. Come dicevo, la cosa si complica un po' perché nel condotto fisso, banalmente, quello che dobbiamo tenere conto è di come si muove il fluido rispetto al condotto. Qui abbiamo il problema che abbiamo il fluido che si muove rispetto al condotto, rispetto alle pale della girante, ma la girante evidentemente non sta ferma, gira, ok? Il che significa che il risultato, quando esce l'uscita del fluido, quando lascia, per esempio il centrifugo entra qua ed esce di qua, è, diciamo, il modo in cui esce, le condizioni, il moto in cui lascia la girante dipendono da queste due circostanze. Uno, da il tipo di moto del fluido relativo alle pale della girante, e due, dipende da come sta girando questa cosa. Riprovate, se questa sta ferma, okay, è evidente che due cose sono evidenti: una particella di fluido che entra da qua, ok, io vi posso dire tranquillamente dopo quanto tempo sarà uscita da qua, se basta sapere la velocità con la quale si muove, e posso anche prevedere, dico, se, da dove esce, se una particella entra da qua, da dove esce, non ci vuole molto a rispondere, a prevedere dove sarà. Se la coloriamo di rosso e la immaginiamo, effettivamente vediamo che esce esattamente da qua. Tutto questo se sta ferma. Se questa si mette a girare, no? Quella particella uscirà dove uscirà? Quella particella, se io me la metto a seguire, non posso prevedere, non posso dire dove esce, a meno che io non conosca con precisione la velocità di rotazione del girante. Mi trovate? Ok? Quindi il risultato è, quindi il tempo che impiega quella particella per spostarsi da una parte all'altra dipenderà anche da quest'azione di trascinamento della girante. Quindi è un classico esempio di composizione dei moti, dove io ho un moto relativo, cioè la velocità che si indica, anche questo è il simbolo col quale dobbiamo familiarizzare, la velocità relativa del fluido rispetto alla macchina, cioè che il fluido cammina dentro la macchina con questa velocità
relativa che si indica con la lettera W. Se la macchina fosse ferma, assurdo, non dovevo fare altro, però in generale la macchina ruota con una velocità di rotazione omega che, linearizzata, come abbiamo detto, tramite la velocità periferica U, rappresenta il trascinamento, la velocità appunto di trascinamento del mio sistema, e il risultato è che la velocità assoluta, cioè quella secondo la quale il fluido si muove rispetto a uno che sta fermo e guarda questa cosa, cioè appunto come dicevo prima, se voi state là seduti nei banchi e guardate la parte, cioè guardate il gesso che si muove e concentrate la vostra attenzione sul percorso che compie questo pezzetto di gesso, è chiaro, voi se questa gira in una certa maniera, voi vedrete il gesso entrare qua ed uscire per esempio qua sotto, questo è quello che vedono i vostri occhi, ok? In realtà il gesso si è spostato semplicemente da qua a qua all'interno del girante. Il resto, il fatto che esca qui a terra, qui in basso, diretto verso il pavimento, è dovuto all'azione esercitata dal moto del girante stesso, dal trascinamento. L'esempio classico di quando uno si muove su una cosa che si muove, sul ponte di una barca, e più semplicemente su un tappeto mobile, su un tapis roulant che sta nelle stazioni, negli aeroporti, eccetera, ok? Se voi state fermo e vedete una persona che cammina su quel tappeto, vi sembra che chissà come stia correndo, ma invece sta camminando a normale passo, perché voi state fermi, siete l'osservatore fisso, no? Il famoso osservatore fisso, il sistema inerziale, il famoso osservatore fisso, e vedete la risultante delle due componenti del moto, quella, la velocità con la quale il signore muove le sue gambe sul tappeto mobile, a quella dovete sommare la velocità del tappeto mobile, e vedete, mi sembra che questa persona stia correndo chissà quanto, perché appunto realizza questo. È chiaro che sul tappeto mobile il calcolo è più facile perché le direzioni sono le stesse, ok? Di solito uno non si mette a camminare in una direzione diversa da quella del tappeto, qui è tutto generale, nel senso che la W può essere questa, la C può essere questa, per fare la composizione dei moti per ottenere, devo fare la somma vettoriale per avere una C. Ok? Questo è l'esempio di questo discorso applicato a un girante di un compressore centrifugo, okay, dove vedete è stata realizzata una C con 1 assiale, volutamente. L'angolo tra la C e la U si viene universalmente indicato con la lettera greca alfa. Okay. La C con 1, questo è un compressore e possiamo fare altre considerazioni, però quindi diciamo, se conosco la velocità assoluta con la quale il fluido, quindi
questa C rappresenta la velocità assoluta, la U la velocità di trascinamento o periferica o di trascinamento come sinonimi, per la differenza vettoriale fra la velocità assoluta e la velocità di trascinamento mi dà la velocità relativa del fluido relativa alle palle della girante. Ne consegue questo triangolo, si chiama triangolo delle velocità, è un modo molto utilizzato per studiare il flusso all'interno dei rotori, all'interno delle giranti di queste macchine dinamiche, di queste turbomacchine. Faremo le applicazioni domani, qui vedremo come possono essere utili questi. Se io mi ricavo in base ad alcune considerazioni di fluidodinamica eccetera, questi triangoli servono proprio a disegnare, a dare un'idea della forma della palla, nel senso che se io conosco il vettore perché ho fatto delle considerazioni, ho fatto dei calcoli e riesco a disegnare il vettore velocità relativo all'ingresso W con 1. Chiaramente tutti i pedici 1 rappresentano l'ingresso, i pedici 2 rappresentano l'uscita dal rotore. Come vedete, i vettori velocità relative sono rigorosamente tangenti al bordo della pala nella sezione in questione, quindi 1 quindi al bordo d'attacco, al bordo alla sezione di ingresso, 2 è tangente alla pala. Quindi diciamo a svolgere, se riesco a calcolare quel triangolo, a disegnare quel triangolo e a calcolare i vettori che lo compongono, riesco anche ad avere informazioni importanti, tipo come impostare il disegno della palla, appunto, che devo cercare di farlo tangente in modo tale da minimizzare le perdite, e poi la cosa importante, riesco a vedere bene quello che a me interessa fortemente, la componente periferica della velocità assoluta, no? Perché è quella che mi dà alla fine il trasferimento di energia. In questo disegno, appunto, come abbiamo visto nell'esempio di prima, e qui ce ne convinciamo, all'ingresso non ho nessuna componente tangenziale, ok? E vedete, la componente tangenziale C con 2 coseno di alfa 2 è quella che mi consente, chiaramente moltiplicata per U con 2, va bene, U con 2, quindi il problema è si riduce tantissimo, quindi se fisso omega praticamente è tutto il problema si riduce a quanto è grande R2 in particolare, e quanto vale quella componente. Quindi la componente evidentemente dipenderà dal valore del modulo della C con 2, ma dipenderà da quell'angolo alfa con 2, come potete facilmente constatare. E quindi anche quello fa parte delle scelte di progetto per assegnare un certo valore dell'energia che in uno stadio si riesce a trasferire tra macchina e fluido. Ok? Ragazzi, se mi sfugge qualcosa, ancora una volta vi invito a farmelo presente, perché poi dovremo aggiungere altre cose che potrebbero risultare un po' strane, non dico difficili, ma insomma un po' strane da comprendere se non ci sono chiare queste cose qua. Se questo è tutto chiaro, non c'è problema, aggiungiamo un mattoncino alla volta e facciamo la costruzione. Se però questa base vacilla, se ne cade tutto.
Ok. Allora, prima di passare alla cosa, la cosa interessante è vedere quello che vi dicevo a parole prima, cioè vedere come si applica questo discorso dei triangoli di velocità quando io devo andare a disegnare le pale di uno stadio, in particolare le pale rotoriche. Discorsi di questo genere forse è meglio se li facciamo domani. Questi discorsi, appunto, questi sono questi due triangoli, questo si chiama triangolo di velocità all'ingresso, evidentemente, questo è il triangolo di velocità all'uscita. Ingresso e uscita di che cosa? Ingresso e uscita dal rotore della macchina. Evidentemente, se ci sono tre componenti, una periferica, una relativa, una di trascinamento e una assoluta, vuol dire che stiamo parlando del rotore. Nello statore la velocità è 1, sta fermo, quindi non dobbiamo fare nessuna composizione. Quindi sicuramente, diciamo, ingresso e uscita dal rotore, senza ombra di dubbio. E quindi vedete, per esempio, questa è una rappresentazione cilindrica di uno stadio elementare, quello, questo qua, non della macchina radiale, questo qua, ok? Se io taglio, faccio una sezione, la sviluppo sul piano statore, c'è uno spazio intermedio che si chiama annulus, anello, uno spazio molto piccolo che sta giusto per non creare contatto evidentemente fra rotore e statore, e poi c'è il rotore vero e proprio. Se taglio tutto questo e lo vedo in una sezione, ottengo una rappresentazione di questo genere. Lo statore, questo è l'anus ingrandito solo a scopo didattico per vedere meglio le immagini. Quindi questo è lo statore che entra così, viene guidato per entrare tangente al bordo d'ingresso della pala del rotore. All'interno del rotore, per un certo motivo, il percorso ritenuto ideale è questo percorso praticamente simmetrico, dove vedete il flusso subisce questa deviazione, vedete? Il vettore che ci interessa è il vettore velocità relativo. Questo è tangente al bordo d'ingresso e questo W2 è tangente al bordo di uscita della pala. Questi due triangoli si possono anche disegnare in una rappresentazione polare, che è come questa, e su questo ma ne parliamo domani. Dovete scappare? Ci avete ancora, mancano ancora 6-7 minuti. Potremmo semplicemente fare un banalissimo passaggio aritmetico. Allora, ci sono domande o dubbi? Più importante che chiariamo i dubbi piuttosto che scriviamo qualche altro passaggio. Tutto chiaro? Veramente tutto chiaro? Ok, timidezza. Di solito qui arrivano un po' di domande. So che voi siete una classe un po' silenziosa. Allora, semplicemente, se a entrambi questi triangoli andiamo ad applicare il teorema del coseno, chiamiamolo così, il teorema del coseno ci dice che all'ingresso V1 quadro, possiamo vedere come sarà il quadrato V1 quadro più V1 quadro meno 2
coseno di quest'angolo qua si chiama alfa, alfa 1, ok? Che vuol dire che se porto questo di qua, ok, se 2 punto meno secondo così mi ha fatto un po' meno. Poi c'è un'altra espressione, quindi diciamo, questo qui era il nostro L con S, la nostra equazione di Eulero. L'equazione di Eulero lo posso vedere come somma di queste tre frazioni. Dove vediamo chiaramente la distinzione in generale fra il contributo al lavoro che si ottiene sfruttando solo energia cinetica, come per esempio nel caso delle macchine ad azione. Nel caso delle macchine ad azione, il lavoro L con S lo otteniamo tutto grazie a questo termine. Questi due termini nella macchina ad azione non ci sono. Questi due termini rappresentano l'incremento di lavoro che si ottiene utilizzando l'espansione del fluido anche nel rotore, quindi provocandone un'accelerazione. E in particolare questo termine esiste solo nelle macchine radiali, dove U con 1 e U con 2 sono diverse. Nelle macchine assiali, abbiamo detto il fluido si muove lungo la direzione dell'asse, quindi entra al raggio R con 1 ed esce al raggio R con 2 uguale ad R con 1, ok? E quindi questo termine nelle macchine assiali, tipo quella che sta rappresentata qui, non dà nessun contributo. Quindi nella macchina assiale, se è a reazione abbiamo entrambi questi, se è ad azione abbiamo soltanto questo. Ok? Nella macchina ad azione questo termine è nullo, perché non posso avere accelerazione del fluido, perché la pressione nel rotore è la stessa all'ingresso e all'uscita del rotore, quindi non lo posso accelerare relativamente alla macchina. Okay. E quindi non ho questo termine nelle macchine ad azione. Quindi una macchina ad azione assiale, il lavoro specifico lo posso scrivere soltanto, rappresentarlo soltanto con questo termine. Okay. Altro ancora, se
posso domande andiamo ad esplicitare meglio, facciamo degli esempi delle applicazioni, ma le ricapitoliamo un attimo, specifichiamo meglio.